benvenuti a Cuccioli e Campioni. La stagione 2020-2021 inizia in punta di piedi perché viviamo un periodo particolare che rende più difficile gli allenamenti, gli spostamenti. Ci sono tanti contagi, tante persone in smart working, ma l'importante è iniziare sperando di poter arrivare al nostro format abituale al più presto possibile. Adesso avremo una trasmissione in formato magazine, in formato ridotto, ma ci sarà la parte essenziale che è quella del confronto tra un giocatore della prima squadra e i cuccioli, i ragazzi della scuola calcio. Chiedo conferma a Luca Teseo, che è un nostro collaboratore storico di Cuccioli e Campioni e che ha curato gran parte dei servizi esterni di questa puntata. Ciao Luca! Ciao Mila, buonasera a tutti gli amici del Teotosport e di Cuccioli e Campioni. Siamo, hai detto bene, smart working. Tu nel tuo studio, io nel mio studio, da casa, però non si ferma questa nostra trasmissione e produzione. Abbiamo preparato, come hai detto tu, una versione magazine e tra poco già vediamo delle immagini in questo momento. Ci sono i bambini che stanno entrando nella sala stampa del Delfino Training Center perché sta per arrivare Fiorillo, al quale tu gli rivolgerai subito delle domande. Benissimo, grazie Luca. Allora ci vediamo tra poco e io saluto subito il capitano del Pescara, Vincenzo Fiorillo. Ciao Vincenzo, ben ritrovato. Grazie a voi, è sempre un grandissimo piacere. Allora Vincenzo, parliamo della prima squadra. Come definiresti questo avvio di campionato del Pescara? Sicuramente un avvio non semplice, ma avevamo messo in preventivo che potevamo incontrare delle difficoltà per via della stagione scorsa, ma spero e credo che questa vittoria di domenica sia un punto di partenza per invertire la rotta. Allora capitano, in questo momento difficile, un tuo messaggio di forza, di speranza ai ragazzi che praticano il calcio, a tutte le categorie, a tutte le età? Ma sicuramente il periodo credo durerà ancora un po', questo momento di difficoltà, però ai ragazzi l'unica cosa che posso consigliare è di rispettare appunto queste piccole regole, perché sono sicuro che torneremo tutti alla normalità e a poter tornare a fare tutto quello che più ci piace. Grazie a Vincenzo Fiorillo e allora lasciamo il capitano alle curiosità di una selezione dei ragazzi della scuola calcio del Pescara dal Delfino Training Center. Ciao Vincenzo, sono Diego. Qual è la stata della tua parata migliore? La mia parata migliore di questi 7 anni penso che è stato il rigore che ho parato a Perugia, non tanto per la bellezza della parata ma per l'importanza. Come mai hai deciso di fare il portiere? Ho deciso di fare il portiere perché per due motivi. Uno, mi piaceva tantissimo l'idea di indossare i guanti e avere la divisa diversa, tutta colorata, con il numero 1. E quando avevo 8 anni che sono andato a giocare nella squadra del mio quartiere, non avevano il portiere e, essendo arrivato un po' in ritardo rispetto agli altri ragazzi, sono andato in porta subito senza poter decidere nessun altro ruolo. Ciao Vincenzo, io mi chiamo Luca e ho 10 anni. Sei felice di stare al Pescara? Sì Luca, sono molto felice di essere al Pescara perché sono passate, questa è la mia 7ª stagione qui e è sempre stata una scelta che ho fatto in maniera molto, molto convinta, perché mi sono affezionato a questo posto negli anni e lo considero per me una personalmente una grande squadra, quindi sono strafelice e spero di continuare a lungo con il Pescara. Ciao Vincenzo, io sono Matteo, ho 10 anni. E secondo voi potrete vincere il campionato quest'anno? Ma io credo che vincere il campionato sia un po' il sogno di tutti i giocatori di questa squadra.
Però è normale che bisogna prima di pensare a vincere il campionato a raggiungere gli altri obiettivi che ci sono prima, quindi raggiungere una quota di punti che ti consente di stare lontano dalla zona salvezza, di stare fuori dalla zona retrocessione, poi avvicinarsi magari il più possibile alla zona playoff e man mano che il campionato va avanti puoi anche covare il sogno di vincere il campionato. Sicuramente è uno di quei desideri che io ho ogni stagione che inizio qua. E per voi contro il Perugia avevate molta ansia? Sì, ti dico la verità, perché anche quando sei grande sei comunque un giocatore professionista, ci sono partite dove tu hai anche paura di perderle, e quella doppia sfida per me era una di quelle, perché poi ecco, dietro una partita ci sono tante emozioni, no? La voglia di difendere il proprio posto, la propria squadra, e credo che fino ad oggi quelle due partite siano state le partite per me dove ho avuto più tensione e più paura di perdere. Per fortuna è andata bene. Ciao Vincenzo, sono Cristiana e ho 10 anni. Anch'io faccio il ruolo del portiere. Ma tu, quando fai una bella parata, che sentimenti provi? Allora, quando fai una bella parata, ovviamente anche tu fai il portiere, le sensazioni sono belle, però durano poco rispetto a quelle di un attaccante che viene festeggiato per un gol. Noi sappiamo che dopo una parata poi abbiamo poco tempo per festeggiare, perché magari subito dopo c'è da fare un altro intervento. Magari una volta finita la partita, che analizzi un po' quella che è stata la tua prestazione, ti accorgi se sei soddisfatto o magari ci sono cose spesso che potevi fare meglio, però subito lì per lì la parata ti dà una grande sensazione di gioia, perché stai aiutando la tua squadra e stai facendo quello che più ti piace fare. Che sentimenti provi in questo, più o meno, le restrizioni che non ci possono essere i tifosi? Beh, sicuramente i sentimenti di giocare a porte chiuse non sono belli, ti dico la verità, perché ti accorgi quando sei in campo che manca un pezzo importante, una fetta importante di quelle che sono le emozioni di una partita. Spesso il tifo, lo stadio pieno creano delle sensazioni dove uno riesce a dare sempre di più, vuole dare di più per far sì che uno possa far bella figura davanti ai propri tifosi soprattutto. Giocare a porte chiuse è stato un po' come tornare bambino, ragazzo, dove magari comunque giocavi con pochissime persone. Il calcio è bello lo stesso, però secondo me senza tifosi perde una parte troppo importante. Ciao Vincenzo, mi chiamo Andrea, ho 12 anni. Qual è stata la tua sensazione quando hai fatto il debutto con il Pescara? La mia sensazione quando ho fatto il debutto con il Pescara è stata molto bella, perché io avevo fatto la finale dei Giochi del Mediterraneo nel 2009 in questo stadio per la prima volta, e mi ricordo che subito, non avendoci mai giocato, era uno stadio che mi era piaciuto tanto. Poi in quell'edizione dei Giochi del Mediterraneo lo stadio venne comunque sistemato in maniera molto bella, e mi ricordo che la prima partita in assoluto qua nel 2014 fu una partita di Coppa Italia, se non mi sbaglio, Pescara-Renate, vinta ai rigori tra l'altro. È passato tanto tempo, però sì, è stata una bella emozione, perché poi subito dopo quella partita, passando il turno, giocammo con il Chievo, che era una squadra di Serie A, vincemmo 1-0, e lì per la prima volta ho visto uno stadio, ho iniziato a vedere quello che era il tifo pescarese.
Ti trovi bene con i compagni e lo staff del Pescara? Sì, con i miei compagni, ti dico la verità, mi trovo molto bene con tutti. Adesso magari prima ero un po' più giovane e mi trovavo con tanti ragazzi più grandi di me i primi anni che ero qua. Adesso che sono cresciuto io spesso mi ritrovo con anche tanti ragazzi giovani, addirittura adesso che hanno anche 10 anni in meno di me. Ed è bello perché comunque ti trovi a ridere, scherzare sia con gente più grande, con gente più piccola, e puoi vedere anche le differenze di generazione, i gusti, le passioni diverse. Però devo dire che io ho sempre avuto un rapporto bello con tutti, mi piace scherzare, quindi riesco a divertirmi sia con i giovani che con i vecchi. Ciao Vincenzo, mi chiamo Manuel e ho 12 anni. La mia domanda è che cosa hai provato quando hai parato 2 rigori contro il Perugia? Guarda, ti dico la verità, spesso le finali regalano sempre delle emozioni grandi. Questa volta era una finale non per vincere e andare in Serie A, ma per non andare in Serie C. E ad oggi credo che quella partita sia stata l'emozione più grande da quando indosso questa maglia, perché l'aver contribuito alla salvezza parando 2 rigori non l'avrei mai immaginato, ecco. E quando è successo ho fatto fatica a realizzarlo, siccome come avevo detto prima, quella era una partita che non avrei mai voluto perdere nella vita. Quel finale che c'è stato, secondo me, è stato, ecco, il giusto premio a chi come me voleva a tutti i costi vincere quella partita. Per esempio, quando ti trovi davanti a un rigore che ti stanno per battere, come gestisci le emozioni o l'ansia? Ma guarda, di solito un portiere quando c'è un calcio di rigore ha quasi nulla da perdere, nel senso che può solo guadagnare in quell'occasione, ha solo che da guadagnarci, e spesso dietro un rigore parato c'è un errore ovviamente di chi tira, quindi credo che tra i due chi abbia più ansia tra virgolette è sempre chi batte il rigore, perché il portiere in quel momento può solo diventare un salvatore, ma se prende gol su rigore spesso non si dice niente del portiere, quindi è una situazione dove un portiere cerca solamente di esaltarsi. Qual è il compagno con cui socializzi di più? Il compagno con cui socializzo di più sicuramente è Ledian Memushai, perché è qui con me da più tempo, quindi è quello con cui ho un rapporto un po' più stretto e confidenziale, dove magari se uno dei due attraversa un momento difficile ci parliamo, perché ci conosciamo da tanto tempo e abbiamo fatto tantissime partite assieme. Tu hai rifiutato tante offerte importanti anche per vivere qui, come mai? Ho rifiutato alcune offerte, ti dico la verità, perché quando diventi un giocatore professionista ci sono dei posti che ti regalano delle emozioni importanti, e io in questo posto qui l'ho trovate. Ho vissuto emozioni bellissime, momenti anche magari meno belli, che mi hanno fatto legare tantissimo, e il sogno mio e dei figli nostri, della mia compagna, della mia famiglia sarebbe quello un domani di ritornare in Serie A con il Pescara, quindi fino a quel giorno, se mi sarà possibile, vorrei provare a raggiungere, ecco, questo sogno, quindi può essere che ci vogliano tanti anni, come non so quanti, spero di riuscire a realizzarlo, perché sarebbe per me la soddisfazione più grande.
Grazie ragazzi, siete stati bravissimi, grazie al capitano Vincenzo Fiorillo, in bocca al lupo per il prossimo impegno della squadra con la SPAL, grazie ad Angelo Londrillo, responsabile delle attività di base della scuola calcio, e grazie a Max Mucciante dell'ufficio comunicazione per la collaborazione. E direi di tornare al Delfino Training Center, perché la nostra trasmissione segue costantemente la primavera del Pescara, squadra che al momento è ferma a causa Covid, e di questo ci parla Francesco Paolo Salviani insieme a Luca Teseo. La primavera del Pescara è l'argomento principale, se vogliamo, tra i tanti argomenti trattati da Cuccioli e Campioni, e siamo qui Mila nel campo centrale del Delfino Training Center, dove la primavera ha giocato fino a qualche tempo fa e dove dovrà assolutamente tornare a giocare. Con Francesco Paolo Salviani, che insieme al nostro Daniele Berardi sono le voci e gli addetti ai lavori della primavera e dei vari under su Delfino Channel, affrontiamo questo discorso sull'attuale momento degli uomini di Iervese, che in questo momento sono fermi, ma che presto torneranno anche in video con noi. La primavera quest'anno potrebbe riprendersi il mal tolto di questa retrocessione decisa, diciamo così, a tavolino. Beh, sicuramente l'obiettivo è ambizioso, ovvero far bene e cercare ovviamente di primeggiare. Ciò significa che la squadra biancazzurra vuole tornare in Primavera 1. Iervese, il nuovo tecnico che è subentrato a mister Legro Tagli lo scorso anno dopo la sua chiamata in prima squadra, è un allenatore di talento, un allenatore che comunque non nasconde la voglia di crescere, di far crescere i ragazzi. E Luca, tu mi insegni che per far crescere i ragazzi bisogna ovviamente giocare, bisogna soprattutto vincere, perché vincendo l'entusiasmo aumenta e soprattutto appunto aumenta anche la consapevolezza e la responsabilità di quello che si sta facendo. A pescare ancora manovra con Blanuta in posizione regolare, attenzione, dopo neanche 30 secondi Blanuta uno contro uno e la Pescara è passato in vantaggio praticamente a 10 secondi dal calcio d'inizio. Ecco Francesco, tu insieme al nostro Daniele Berardi seguite tutte le settimane i live che vengono fatti sul Delfino Channel, poi qui in Cuccioli e Campioni diamo ampio spazio con gli highlights del TG Biancazzurro. Quali sono gli elementi più interessanti della primavera targata 2020-2021? Beh, tra gli elementi più interessanti sicuramente ad esempio c'è il portiere, per iniziare appunto dalle zone nevralgiche del campo, che è Sorrentino, un classe appunto 2002 che ha ben figurato finora e che gioca sin dall'anno scorso anno. Poi un altro talento sempre del 2002 è un centrocampista a tutto fare che è Mercado, e con Iervese Luca secondo me può trovare anche quel quid in più, perché si sa che mister Iervese fa giocare un po' tutti quanti in diverse zone del campo, dunque ti forma a 360 gradi. È uno dei prospetti di maggior talento che gioca sin dalla primavera di mister Massimo Epifani, dunque staremo a vedere cosa succederà. Io credo che si ripartirà in un qualche modo con le dovute sicurezze, speriamo, ovviamente speriamo di tornare a parlare insieme a Daniele Berardi live su Delfino Channel della Primavera Biancazzurra. Grazie a Francesco Paolo Salviani e a Luca Teseo per questo servizio. Facciamo forte in bocca al lupo alla primavera di mister Iervese, e siccome noi non tralasciamo mai il lavoro della scuola calcio, Luca Teseo è andato a trovare i ragazzi di mister Prenga, gli esordienti 2009. Luca, allora, che clima si respira tra i piccoli che si allenano? Emila, si respira un clima sempre di entusiasmo, tu sai che sono davvero in questo caso esordienti, quindi quando c'è un campo di calcio e c'è un pallone sono sempre molto molto entusiasti. L'atmosfera un po' relativa a questo Covid, che costringe anche a noi a lavorare ognuno da casa propria, si respira, anche se lì hanno la fortuna poi di farsela scivolare addosso Dal fatto che possono giocare. In tutto questo bisogna sottolineare la grande organizzazione del settore giovanile della Pescara Calcio, perché
fornisce loro ogni tipo di assistenza e soprattutto mantengono davvero tutto il sistema organizzativo attorno a quelle che sono le disposizioni anticontagio, anti-Covid. Quindi questo il lavoro del settore giovanile e della Pescara Calcio è davvero eccezionale in questo periodo. Noi abbiamo mantenuto le distanze, lo sottolineiamo proprio nel servizio che vediamo tra poco. Ed è molto importante dal punto di vista psicologico che a questi ragazzi venga concesso di proseguire l'attività agonistica, l'attività di allenamento e l'attività agonistica. Allora, andiamo direttamente sul campo con il servizio realizzato da Luca Teseo con le riprese di Alceo Tottolonati, ascolteremo mister Aldo Prengare, il sorrente 2009, e poi un paio dei suoi ragazzi. Sempre Delfino Training Center, sempre tenendo conto delle distanze di sicurezza per le normative anti-Covid, la nostra telecamera è a distanza, noi siamo a distanza, il nostro focus adesso è per mister Aldo Prenga, Under 12, qui al Delfino Training Center. Sì, è una stagione sicuramente particolare, diversa rispetto alle stagioni passate. Stiamo cercando di attuare, di adeguare i nostri allenamenti in base a quelle che sono le normative anti-Covid sia della federazione ma anche quelli della società. E attualmente comunque il processo di crescita va avanti. Sono sicuramente un gruppo di ragazzi bravissimi perché la situazione alla quale comunque fanno fronte non è semplice. Io ho detto loro che comunque li ammiro tantissimo perché alla loro età non è semplice avere questa maturità e affrontare una situazione che non è proprio del tutto normale con questa naturalezza. Per quanto riguarda sotto l'aspetto tecnico è sicuramente un buon gruppo, anche se comunque parliamo di un under 12, quindi che la prospettiva calcistica è ancora da vedere in futuro. Diciamo che questi sono i primi passi di una base che spero che li porterà il più lontano possibile, quindi è un'età fondamentale questa, ma come quelle chiaramente che seguono. Cerchiamo di portare avanti una metodologia di lavoro che è condivisa in tutto il settore giovanile. Quest'anno ho la possibilità di avere un vastissimo numero di collaboratori, ve li cito uno ad uno perché abbiamo, per quanto riguarda i preparatori portieri, Luigi Curci e il mister Antonio Cozzi, poi come collaboratori tecnici abbiamo Filippo D'Alesio che è anche il mister dell'Under 15, Paolo Di Silverio e Daniele Stante che curano assieme a me appunto la formazione dei ragazzi. Siamo anche un po' a casa nostra, siamo al Delfino Training Center dove si stanno allenando gli esordienti 2009, naturalmente per le norme anti-Covid siamo a distanze di metri e metri. Oggi conosciamo Tiziano Antenucci e Federico Di Giampietro, la nostra telecamera sempre a distanza adesso zoomerà su di loro per conoscerli meglio qui a Cuccioli e Campioni. Ciao a tutti, sono Tiziano Antenucci, ho 11 anni e vengo da Tagliacozzo, un paesello vicino a Vezzano. Ciao, sono Federico Di Giampietro, ho 11 anni, vivo a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, sono qui al Pescara da 2 anni. Per venire qua agli allenamenti viaggio un'ora e un quarto, però ne vale sempre la pena. Gioco portiere, faccio il ruolo del portiere e penso che me la cavo molto bene e sono felice di essere stato preso al Pescara.
il nostro gruppo è abbastanza divertente, andiamo d'accordo tra di noi, facciamo battute, quando giochiamo sappiamo ben gestire la partita. E io da 3 agosto esco da scuola, vado in macchina, mi cambio e poi mi mangio un panino o qualcosa e arriviamo giusto a tempo qua. I miei genitori soprattutto fanno molti sacrifici sia a livello economico che di tempo, però e li ringrazio molto. E nel passato mi piaceva molto come giocava Monachello, oggi normalmente mi piace Benali per il suo modo di giocare. Nel passato ovviamente anche Benali, sì. Per esempio la Padula. La Padura è stato un grandissimo giocatore, ha giocato in Pescara e ora è sorvieto in squadre molto più forti e sta facendo la sua carriera da giocatore. Molto bene. Sì, mi piace anche il Maestro come giocatore perché sa giocare bene, sa già cosa fare quando gli arriva la palla, beh, è un esempio da guardare. Il mister, io non lavoro quanto gli altri con lui perché vado a fare allenamento da portiere. Cioè, preparatore dei portieri. Sì, esatto. Però è molto, molto gentile e sono sicuro che aiuterà i miei compagni e me a farci vincere tante partite e a divertirci soprattutto. Ti dà dei consigli per il futuro, perché prima abbiamo visto che vi diceva adesso assumi questa posizione, ma un domani se giochi in Serie B o in Serie A questa cosa ti può servire. Esatto. Perché lui ci vuole far preparare già, ma secondo me è giusto, per farci arrivare ad alti livelli, e è quello che spero. Beh, sicuramente si deve rispettare le distanze, tenere le mascherine per passare questo brutto periodo. Secondo me ce la faremo e torneremo a giocare liberi come una volta. Grazie agli esordienti 2009, e grazie a Luca Tesei, Racer, Dottor Onati. Luca è qui, quindi ci salutiamo Luca, sì. È stata una puntata diciamo così sperimentale in questo clima difficile, vero? Sì, ma allora abbiamo detto non ci fermiamo, lavoriamo tu dal tuo studio, io dal mio e ovviamente con tutte le accortezze che dobbiamo seguire in questo periodo, sperando di tornare alla nostra versione normale, quindi lo studio, il Delfino Training Center, i nostri servizi esterni, però ricordiamo che tutto questo lo potete rivedere su YouTube di Rete 8 ufficiale, naturalmente su Delfino Channel della Pescara Calcio, sui social della Pescara Calcio, e non dimenticate di seguire su Facebook la pagina di Cuccioli e Campioni. Ah certo, noi vi aspettiamo sempre sulla pagina di Cuccioli e Campioni. Vorrei ringraziare anche Andrea Di Fabio, il regista, per la sua supervisione. Naturalmente un ringraziamento a tutti voi, sperando di poter tornare al più presto alla normalità. Vi auguriamo la buonanotte, vi diamo l'appuntamento tra una settimana a Cuccioli e Campioni. Ciao Luca, ciao a tutti. Ciao Mira, ciao.